Sì, molte grazie a Emanuele. Io faccio solo una brevissima sottolineatura. Quando vi proponiamo riscritture o razionalizzazioni delle direttive europee, noi non intendiamo complicazione ulteriore o un arricchimento quale che sia della normativa per renderla magari più lunga, più complicata, più dettagliata. No, a noi interessa una normativa europea, delle direttive europee che facciano funzionare gli organismi di informazione e consultazione, che abbiano delle norme chiare e facilmente interpretabili e che non siano soggette a lungaggini interpretative o difficoltà interpretative. Quindi ben venga anche la semplificazione, quando la semplificazione non è però una via per indebolire diritti, procedure e quant'altro. Ma da questo punto di vista credo ci siamo molto capiti, come anche sulla distinzione assolutamente chiara e netta che ci deve essere tra l'informazione, la consultazione transnazionale e la contrattazione collettiva. Noi non abbiamo mai inteso, e anche nei progetti precedenti a questo, abbiamo sempre chiarito in maniera cristallina che i due ambiti si devono parlare, la contrattazione da una parte nazionale, l'informazione e consultazione transnazionale, la contrattazione in azienda e l'informazione e consultazione in azienda, ma devono essere chiaramente distinte nei ruoli e possibilmente anche nelle persone. Quindi, cioè, perché l'importante è che il CAE non è che debba fare delle cose per le quali non è titolato ad operare. Il CAE non deve fare la contrattazione. Il CAE deve fare bene l'informazione e bene, in maniera efficace, la consultazione. Che facciano bene queste cose i CAE, non che si occupino di cose per le quali non sono stati creati. L'ho detta in maniera molto chiara, non polemica, ma volevo essere ben capito da questo punto di vista.